Buonasera, è composto Composto Mosan Mosan, ancora tra ancora di di noi noi parlare parlare stasera, stasera soprattutto soprattutto parliamo parliamo di scienze estive e attività attività estive, estive. Scienze attività estive estive, come come sappiamo, sappiamo, è nella la fascia fascia 3 3 per certi aspetti, 3-12, 3-13 e 3-17, poi spiegherò un po' meglio. Poi le attività estive, e con e me, che come potete vedere, assessore Mauro Paglioni, perché oggi abbiamo proprio avviato questo percorso fascia 0-3 anni proprio per offrire questo servizio alla cittadinanza. Quindi insieme commentiamo questa attività che abbiamo avviato da un po' di tempo per centri estivi, insomma, 3-17, attività estive che inizieranno A a fine fine giugno. giugno. Allora, Allora, faccio faccio una una piccola piccola premessa. premessa. Adesso non voglio, come facevo nel passato, riprendere tutti i dati per quanto riguarda l'andamento Covid. Come sapete, come vedete, un po' dei dati che ci arrivano dalla città metropolitana, area metropolitana, siamo stabilizzati. Su San Giovanni, però, vedevo prima, poc'anzi, perché è arrivato in ritardo il dato, ci aggiunge una persona deceduta. Chiaro che mi avvicino chiaramente ai familiari per questo lutto e manifesto tutta la mia vicinanza. Se non ricordo male, dovrebbe essere la famosa onda lunga che stiamo ancora ripercorrendo, era quella valutazione incerta, ma non per dire sempre. Ma sempre sotto riferimento dovrebbe essere attribuibile a Casa Protetta. Casa Protetta che peraltro parlavamo prima con la dirigenza perché abbiamo avuto un incontro su altri argomenti che riguarda la gestione ASP, oggi ha 30 persone residenti che una sola è positiva, quindi veramente un dato straordinario. Stanno tutti per essere, ma direi, usciti dalla situazione particolare e sono quasi tutti negativi, uno solo incerto. Quindi, avendo questa sezione di miglioramento, anche tu hai la possibilità di visitare i propri parenti, ci sarà. Peraltro, l'ordinanza regionale prevedeva, come sapete, che nelle CRA, dove la presenza di una persona, anche una sola, però sopperire in ogni caso a questa situazione, a San Giovanni si è lasciata comunque la possibilità per chi ha un parente di visitarlo all'aperto. Quindi è stato ricavato un piccolo spazio all'aperto, quindi chi vuole visitare un parente lo può fare, però rimanendo all'aperto. Vi do anche un altro dato che mi sembra interessante, proprio che deriva dal confronto che abbiamo avuto con l'ASL sull'ospedale. Incontrando le dirigenze. Abbiamo praticamente, sono rimasti 5 posti letto Covid, 42 sono tornati alla medicina interna. A fine mese riprenderà l'attività chirurgica, quindi fine di questo mese. A inizio luglio riprenderà l'attività oculistica. A seguire poi c'è la degenza medicina riabilitativa, cioè mentre l'attività riabilitativa è già ripresa, la degenza riabilitativa inizierà anche questa a fine mese, o inizio di luglio, insomma. Ecco, la cosa negativa che stavo guardando, che mi avevano un po' indicato, è questa. Che col distanziamento sociale le visite prima erano classificate ogni 20 minuti. Adesso col distanziamento siamo passati da 20 minuti a 30 minuti. Quindi la frequenza è stata stabilita in 30 minuti, per cui i tempi un po', la frequenza delle visite si è un po' allungata, quindi magari le liste di attesa si sono un po' allungate. Insomma, tutto questo percorso sta per dirvi che anche in ospedale si sta andando verso la normalità. Direi che nel giro di questo mese, inizio del prossimo, andiamo verso la normalità. Ma veniamo un po' al tema di stasera, centri estivi. Volevo solo fare una premessa, poi passo la parola all'assessore, che è questa. Vi ricordate che l'ultima volta ci ha detto qual era l'impegno che avrebbe messo l'amministrazione. Ora abbiamo deliberato il nostro impegno, il nostro progetto. L'abbiamo voluto aspettare con un po' di tempo, l'abbiamo voluto esaminare fino in fondo. Non è che volessimo, come dire, star lontano da questo progetto. Volevamo intervenire con efficacia e con precisione. Per cui l'abbiamo esaminato lungamente, attentamente, e siamo arrivati appunto alla conclusione, che è appunto quella per appunto, l'attività dei centri estivi e quella che trovate appunto anche sul nostro sito. Vado per sommi capi, poi magari. Assessore, se vorrà, potrà integrare, anche voi con domande potrete magari formularci domande e a queste risponderemo.
I punti fondamentali di questa nostra delibera sono quelli di offrire un servizio abbastanza completo, dato l'attività, insomma, ho visto ben contratto i referenti delle varie società che sono resi disponibili appunto a gestire questi centri estivi, e la proposta e l'offerta è chiaramente molto, molto aperta, molto diciamo variegata, allo sport, alla cultura, alla fisica, all'attività normale appunto, di accoglienza di questi centri estivi che passa attraverso la cooperativa Dulce. Quello che abbiamo cercato di mettere in campo è di offrire, ripeto, un servizio completo. Do alcuni elementi, per essere chiaro, ma l'ho trovato tutto sui nostri siti. Ad esempio, come sapete, c'è la disponibilità del progetto Conciliazione Regione Emilia Romagna di un contributo pari a 336 euro complessivi, che su 4 settimane sono chiaramente 84 euro alla settimana. A questo si somma il contributo IMSS, babysitting, babysitter, insomma che sia, di 600 euro o 1.200 per chi non avesse fruito di altri contributi nell'arco del tempo, fino a luglio per intenderci. Allora, e i criteri, giusto dire anche questo, di accesso al contributo conciliazione, indicati alla Regione Emilia Romagna, sono quelli di avere un ISEE non superiore a 28.000 euro e genitori a lavorare. Perché, come dicevo l'altra volta, questo progetto, questo finanziamento del bando conciliazione va nella direzione di aiutare le persone, diciamo così, che si sono trovate in difficoltà per effetto del coronavirus. E quindi aiuto che si dà alle famiglie che tornano a lavorare, in sostanza. Qui non sono i classici centri estivi del passato, ma vanno proprio nella direzione di cercare di dare risposte, ripeto, che ha avuto dei problemi con il Covid e oggi si trova a gestire il Covid, o meglio, i figli andando a lavorare con tutte le problematiche che si è portato dietro il Covid. Quindi sostanzialmente andiamo in quella direzione. Ora, quello che volevo dire è che a fronte di questa disponibilità che vi è di bando conciliazione, progetto conciliazione, bando IMSS, noi abbiamo pensato di intervenire in una logica di contributo al netto di questi altri contributi statali, definiamolo così, o regionali che siano. E noi andiamo a coprire quel delta, quella differenza che rimane a coprire, per un importo pari al 50% per un figlio solo. Se la famiglia ha 2 figli, arriviamo a contribuire questa differenza, prima da coprire di tratto appunto i 2 contributi regionali e statale, per il 65%. E quindi ci serve un contributo straordinario. Faccio un esempio, mi sono direi, se avessimo, facciamo giusto per dare i dati. Abbiamo visto l'altra volta, e vedete anche, ripeto, sul nostro sito, quelle che sono le rette chieste dall'associazione e alle società sportive che sono disponibili appunto a offrire questi centri estivi. Mediamente, escludendo la cooperativa Dolce, abbiamo un valore di circa 120 euro alla settimana. Ora, se consideriamo solo il contributo regionale sulle 4 settimane, quindi 336 euro, quindi vuol dire 84 euro alla settimana, praticamente andiamo a 36 euro alla settimana per ogni iscritto. Noi su questo valore incidiamo per il 50%, che vuol dire che una famiglia per un figlio solo pagherebbe 18 euro alla settimana. Se poi ne avesse due, arriverebbe a 12,5. Nella condizione di valore più alto, quello che ci ha proposto la cooperativa Dolce, quindi 300 euro a settimana, se noi andiamo a togliere 84 euro del bando conciliazione, arriviamo a 108, scusate, 216, che con l'abbattimento del 50% del comune arriviamo a 108 euro alla settimana. Se poi abbiamo un secondo figlio, 75,6 euro a settimana. Se poi consideriamo anche il contributo IMSS di 600 euro nella condizione in cui non si sia già fruito di un altro contributo, perché il contributo sarebbe di 1.200 euro per persona, per nucleo, per bimbo, insomma. E nel caso in cui si fosse già fruito di un aiuto, quindi 600 euro, rimangono solo 600 euro appunto di nuovo contributo. Ora, nella condizione peggiore, se consideriamo il servizio di 300 euro a settimana della Dolce e potessimo accedere al contributo IMSS, praticamente andremo a pagare, quindi 300 meno 150, perché serve solo le 4 settimane che consideriamo, quindi sulle 4 settimane sarebbe 150 euro a settimana,
facendo riferimento ai 600 euro contributo INPS, sarebbe 300 meno 150, quindi vuol dire 150, con l'abbattimento quindi della retta da parte del comune, arriveremo al 75 euro a settimana. Se poi abbiamo secondo figlio 65, andiamo a 52 euro a settimana. Ora, riteniamo che questo nostro impegno sia un impegno veramente alto e ci porterebbe, ci porta a rette, diciamo, cariche le famiglie veramente molto contenute. Ma abbiamo fatto anche di più, abbiamo pensato in questo nostro modo di ragionare, considerando il progetto nella sua interezza, quindi un solo contributo, abbiamo pensato anche alle difficoltà che vediamo di accesso a questi siti, no? Per cui abbiamo messo a disposizione una persona dipendente al nostro comune che aiuta le famiglie ad accedere a questi finanziamenti. Quindi rivolgendovi ai nostri servizi, trovate il riferimento sul nostro sito, il numero 051 68 12761, risponderà un nostro funzionario che vi conduce appunto nell'intricato sistema di accesso a questi finanziamenti e vi aiuta appunto ad accedere a questi finanziamenti. In più abbiamo anche ritenuto di aiutare le famiglie in una forma di anticipo del contributo, perché sappiamo che la regione paga sulla rendicontazione finale, quindi vuol dire che la regione distribuisce praticamente questo contributo a fine anno praticamente. Allora abbiamo pensato di anticipare questo ingresso, questa entrata dovuta al contributo regionale. Praticamente noi abbiamo individuato due interventi, a fine luglio e a fine settembre. Quindi noi anticipiamo il contributo regionale a queste scadenze. Poi chiaramente il contributo quando arriverà passa attraverso il comune e rimarrà in comune. Abbiamo aggiunto anche un altro servizio. Siccome abbiamo una scuola, una realtà decima, che ha necessità di avere dei bimbi e anche sono di prestito sommato accessibili. Quindi abbiamo messo a disposizione un mezzo di trasporto che parte da centro quale può essere le Budre e in luoghi definiti trasporta i bimbi anche a San Matteo da Decima. Quindi abbiamo la possibilità di fruire di quel servizio a minori costi rispetto a quelli che possono essere, vediamo insomma delle offerte che vengono proposte. Quindi per ricapitolare, noi incidiamo per il 50% sulla differenza che manca a coprire la retta dei tratti contributi regionali statali, fino al 65% sul secondo figlio, attiviamo un servizio di consulenza per attingere finanziamenti regionali e statali e mettiamo a disposizione un mezzo di trasporto per chi vuole, diciamo, portarsi a San Matteo della Decima per accedere a un servizio che è a minor costo rispetto a quello che potrebbe essere da parte di una cooperativa. Ecco, questo è un po' lo scenario, il progetto complessivo che abbiamo trattato e sviluppato. Quindi non solo un intervento, ma abbiamo esaminato il progetto nel suo interesse. Quindi un progetto completo, come si conviene quando si affronta un argomento, si affronta nella sua incompletezza. Quindi abbiamo impiegato una settimana in più, ma volevamo, ecco, affrontare tutti i problemi che questa progettazione, questa attività centestiva richiedeva. Quindi io direi che per la parte, diciamo, 3, preciso anche questo, che il contributo INPS, come forse qualcuno saprà, tratta la fascia da 0 a 12. Quello invece regionale, 13, 3, 13. Quindi le fasce sono queste. Ecco, io direi a questo punto, direi che per la parte, siamo qui proprio per dare risposte. A questo punto direi che oggi siamo impegnati nell'affrontare la fascia 0-3 e a questo punto direi che passerei la parola all'assessore che insieme a me ha trattato oggi questo argomento e quindi così ci dividiamo un po' i compiti. A questo punto passo la parola all'assessore Mauro Pagnoni che tratta appunto questo intervento che noi abbiamo messo in campo nella fascia 0-3. Prego Mauro. Bene, grazie Sindaco, buonasera a tutti. Allora, inizio dal documento che riguarda, scusate, mi dicono, ecco, mi dicevano di dover accendere il microfono, quindi ricomincio. Buonasera a tutti, grazie Sindaco della parola e comincerei a trattare questo argomento che è così atteso, delle attività estive dedicate ai bambini e alle bambine dai 9 mesi ai 36 mesi, proprio dal protocollo regionale per l'avvio di queste attività. È un protocollo che la Regione ha pubblicato il 15 giugno, nella quale vengono dettagliate, vengono indicati quelli che sono le
diciamo così, le linee guida, i criteri da seguire per attivare, per partire con queste attività. In questo protocollo la regione, che ripeto è uscito il 15 giugno, indica che si può già partire con queste attività dal 22 giugno, però adesso velocemente lo vorrei scorrere insieme a voi, perché è un protocollo che chiaramente fa riferimento a, cioè pone molta attenzione a quelli che sono i requisiti di sicurezza in questa situazione ancora di emergenza sanitaria da dover attivare in questi spazi dedicati a bimbi così piccoli. Allora, la prima cosa che dice il protocollo è appunto che c'è la necessità di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a ridurre i rischi di contagio, quindi cercare di mantenere il più possibile il distanziamento interpersonale, e chiaramente, visto che si sta parlando di bimbi così piccoli, questo non sarà semplicissimo, e quindi subito il protocollo sottolinea che ci devono essere costituiti dei gruppi piccoli di bambini che non devono, così come nei centri estivi, interferire e diciamo così, prendere contatto uno con l'altro, e pone un rapporto di un educatore ogni 5 bimbi, e invita a creare, comunque a diciamo così, a strutturare spazi diversi per svolgere le attività per ognuno di questi gruppi. Non so se si sente, perché non ho più ritorno, vabbè. Chiaramente il protocollo non dimentica, il protocollo regionale non dimentica che qui stiamo parlando di bambini molto piccoli, e quindi che è necessario prevedere anche e non dimenticarsi di quelli che sono i criteri pedagogici già consolidati per questa fascia d'età. Quindi il protocollo ricorda che si deve assolutamente prevedere un periodo di ambientamento con l'accompagnamento del genitore, che non ci si deve dimenticare per i bimbi che frequentano per più di 5 ore del periodo di riposo, quindi dà anche disposizioni su come devono essere strutturati questi spazi di riposo, e sottolinea ancora il rapporto educativo medio giornaliero definito in un educatore ogni 5 bambini. E indica anche quello che deve essere la dotazione di personale ausiliario, perché voi sapete che nelle strutture che accolgono bimbi così piccoli l'apporto, l'aiuto del personale ausiliario è fondamentale, e prevede una persona adulta ogni 10 bambini, o per numeri più grandi, per dei numeri grandi che accolti nella struttura, di 1 a 10. Indica ancora di diciamo così, preferire, privilegiare attività all'esterno. Non sottolineo, perché ormai le conosciamo, le attenzioni che mettono a quella che è l'igiene, lavarsi le mani, il distanziamento, e sottolinea anche e invita a porre attenzione a quella che è la continuità didattica degli educatori, cioè cercare di mantenere lo stesso educatore su quel gruppo, e se quel gruppo frequenta per più di una settimana, cercare di mantenere lo stesso educatore. Allora, noi abbiamo recepito queste giustissime indicazioni della regione e ci siamo subito attivati per organizzare questo servizio nel nostro comune, che si svolgerà presso i nostri 3 nidi comunali, che sono il nido Nicoli, il nido Cappuccini, il nido Meraviglia Decima, per questi periodi. Il nido Nicoli partirà con le sue attività il 29 giugno fino al 31 luglio, e saranno disponibili 10 posti, cioè i posti per 10 bambini nella modalità part-time, e 10 posti per la modalità full-time. I Cappuccini e il Meraviglia, presso questi nidi, le attività inizieranno il 6 luglio e andranno avanti fino al 28 agosto, con questa disponibilità di posti: 10 posti per la modalità part-time ai Cappuccini, 20 per la modalità full-time, mentre a Decima 15 posti per il tempo pieno, quindi full-time. Cosa succede se dovesse esserci una richiesta superiore a questa offerta, che è chiaramente determinata da tutti i vincoli che abbiamo: un educatore ogni 5, gli spazi diversi per i diversi gruppetti, quindi il protocollo regionale prevede anche di costruire una
graduatoria nel caso di domande superiori alla ricettività. La priorità in questa graduatoria sarà data innanzitutto dalla precedente iscrizione ai servizi educativi per la prima infanzia che sono stati sospesi a causa del Covid. La condizione di disabilità del bambino o della bambina, una documentata condizione di fragilità del nucleo familiare e impegni lavorativi dei genitori. Noi la settimana scorsa, proprio per capire quella che è il bisogno del nostro comune, abbiamo inviato alle famiglie che hanno i bimbi iscritti ai nostri servizi educativi per la prima infanzia una... si chiudeva oggi il questionario e i dati ci sono pervenuti, sembra che cioè, quelli che ci sono pervenuti stanno dentro a quella che è la disponibilità di posti nei nostri nidi, quindi chiaramente distribuiti in tutto questo periodo che va dal 29 giugno al 28 agosto, ma i numeri che ci sono pervenuti ci fanno pensare che possiamo soddisfare tutte le richieste che sono pervenute. Voi capite che organizzare un servizio con una fascia d'età così, così delicata e in un periodo in cui ci sono tante richieste per cercare di ridurre al massimo il contagio non è stato semplice. La Regione dava indicazioni in cui si diceva che si poteva partire dal 22 giugno, chiaramente era sette giorni dopo l'uscita del protocollo e non ci si riusciva ad organizzare tutto, prendere le iscrizioni, mandare le informazioni alle famiglie. Noi siamo riusciremo a partire all'asilo Nicoli con queste attività estive il 29 giugno e colgo questa occasione anche per ringraziare i nostri educatori per la grande disponibilità e lo sforzo che stanno facendo proprio per organizzare tutto in una settimana e poter partire in sicurezza e continuare fino al 31 luglio. Io ho dato le informazioni essenziali di questo servizio, posso aggiungere che gli orari part-time si intendono i soliti orari che si facevano nel nido, anche se questo non è un servizio di asilo nido, quindi 7:30-13:30, il tempo pieno o full time sarà dalle 7:30-16:30, con delle entrate scaglionate proprio perché non ci deve essere assembramento. Quindi invito le famiglie anche alla massima puntualità perché queste entrate possono essere agevoli. E direi che queste sono tutte le informazioni che mi sembrava doveroso dover dare, ma sono qui per le... Per le eventuali domande che potessero nascere su questo argomento. Grazie. Grazie Maura. Vediamo un po' adesso, vediamo di scorrere le domande, cioè se ne sono. Sì, qualcuno che me l'ero segnata. Sì, ci è arrivata, sì. Ora vediamo un po'. Allora, piacere vederti, bene. Problema di vedere diretta, mi dice l'orbo. Ci dice che 27-28 mila euro che è il punto di riferimento di accesso a questi contributi siano un po' bassettini. Ci siamo un po' tenuto quelle che sono le indicazioni regionali. La Regione ha previsto 28 mila euro di ISEE, che è un ISEE, l'ultima valida, ecco, per intenderci. Quindi posso pensare che sia quella di quest'anno, anzi sicuramente, gennaio 2020, oppure se ha qualcuno, diciamo, quello corrente, possiamo usare quello corrente. Comunque l'ultimo valido, diciamo così. Dunque, non sono lì che posto che al centro estivo della doccia non sono qualcuno si iscriverà. Se questo è un socio assieme al centro estivo privato, ma dovrebbe... No, non capisco. Comunque sì, il contributo è sulla differenza, insomma, del delta che rimane tra il contributo statale e quello nostro. Abbiamo fatto quella valutazione lì al netto dei contributi. Si parla di capoluogo, a parte di mudanza, altro so che di mudanza sono persone. Benissimo. Ma a me non risulta che, dico, chiedo anche all'assessore che in questi centri, parliamo sempre fasce 3, 13 o 3, 17 che sia, non ci sia disponibilità. Mi risulta che Maura chiede allora, a te. Allora, noi quasi quotidianamente ci sentiamo con i gestori dei centri estivi e non ci risulta che ci siano delle liste d'attesa. Però la domanda che avevo già letto, che faceva
Rachele, era se il comune supporta i gestori dando gli spazi comunali. Questa risposta è la risposta è sicuramente sì, perché tutti i gestori che ci hanno chiesto degli spazi, soprattutto in caso di pioggia, spazi coperti, per poter aumentare il numero di bimbi da poter accogliere, hanno avuto degli spazi comunali che gli sono stati dati proprio per questo motivo. Quindi la risposta è sì, il comune supporta tutte gli enti gestori dei centri estivi. E anche con la seconda, quella che diceva del trasporto pulmino a decima che dicevo prima. Non l'ho vista quella. L'idea è sul pulmino potranno salire da soli i bimbi? Ovviamente no. Qui c'era qualcuno che li accompagnerà, questo sicuramente, non possiamo certo pensare di mandare i bimbi di 3 anni o 4 o 5 anni che siano da soli in pulmino. Certamente c'era rispetto agli stanziamenti, quindi sono un pulmino da 30, ne porterà 15, da 10 ne porterà 5 e così via. E ci sarà una persona sicuramente che li accompagna. Un'altra domanda che ho visto, scusami. E che è più di una persona ha chiesto se il contributo straordinario che ha messo in campo il Comune copre solo le 4 settimane a cui si fa riferimento nel progetto conciliazione oppure va anche oltre. Lorenzo, se vuoi rispondo io, no, se no posso... Allora, no, il contributo straordinario... del comune va oltre le 4 settimane, va per tutte le settimane di frequenze, perché allora quello che l'esempio che vi ha fatto prima il sindaco di conteggi, sconti eccetera non è semplicissimo ed è ogni famiglia avrà le sue scontistiche, i suoi contributi, però il nostro contributo va proprio nella direzione di aiutare le famiglie che hanno un numero di figli da 2 a più di 2, invece il contributo IMSS è unico alla famiglia, al nucleo familiare, quindi chi ha più di 2 figli è un pochino meno coperto dal contributo IMSS e va proprio nella direzione di chi, come diceva il sindaco, nella situazione di emergenza sanitaria magari ha dovuto lavorare, non ha più ferie e quindi si ritrova tutta l'estate scoperta con i bimbi, cioè tutta l'estate scoperta, tutta l'estate in cui deve lavorare e quindi magari ha necessità di lasciare i bimbi al centro estivo per più di 4 settimane. Quindi il contributo comunale va sì a coprire anche le eccedenze alle 4 settimane, tutto il periodo di partecipazione al centro estivo. Fino a settembre. Volevo solo precisare, ho fatto quel riferimento di 120 o 300 perché non è a caso. Siccome la regione dà quel contributo fino a 4 settimane, e quindi parlavo di 84 euro alla settimana, perché? Perché mediamente noi abbiamo avuto la presenza nel passato, la presenza media era dalle 3 alle 4 settimane, ecco perché ho preso riferimento alle 4 settimane, perché l'esperienza passata vedeva la presenza di ragazzini di BIM, insomma questi centri, appunto per una durata di 3 mediamente, da 3 a 4 settimane. Ecco perché ho preso riferimento appunto gli 84 euro. Andiamo avanti. Oppure i 150, se parliamo del contributo IMSS. Un'altra domanda si riferiva sempre al nido e chiedevano se si può iscrivere alle attività estive 03 anche chi frequenta normalmente nidi privati. La risposta è sì. Si possono iscrivere anche le persone che normalmente non sono iscritte ai servizi educativi comunali, però hanno la precedenza i bimbi che sono iscritti ai servizi. Questo lo dice il protocollo regionale. Un'altra precisazione, forse perché sempre per essere precisi fino in fondo, il contributo conciliazione regionale 3.13, IMSS 0.12, chiaro? Regionale 3.13, IMSS fino a 600 euro, se non ci sono stati altri, diciamo, se il nucleo non ha ricevuto altri finanziamenti, il visito eccetera nel passato, comunque si limita, l'IMSS è più lungo, diciamo, va da 0 fino a 12. Anche strano questo, per ragione arriva a 13, l'IMSS si ferma a 12. Noi arriviamo invece a 17. Allora c'è una persona che chiede informazioni sui... costi sulle rette delle attività previste per i bimbi dai 9 ai 36 mesi. Allora io adesso posso dare un'indicazione, ma saremo più precise dopo che diciamo
domani, dopodomani uscirà assolutamente il dato con dettaglio. Il nostro orientamento è quello di mantenere e andare in continuità con le rette che il nostro servizio chiede per la frequenza ai nidi e che adesso non vi posso dire nel dettaglio perché le nostre rette dei nidi sono scaglionate in 10 fasce ISEE e quindi dovrei stare qui a snocciolare i numeri per mezz'ora, comunque saremo più precisi da domani sui costi, ma molto probabilmente il nostro orientamento è quello di andare in continuità con le rette che sono previste per i nostri nidi. Rette scontistica relativa, in funzione dell'ISEE. Un'altra cosa che vedevo giusto, Mauro, andando oltre, non ho seguito il discorso all'inizio, trovo... Certo. Sì, certo, sul sito trovo tutte le informazioni che abbiamo... Adesso l'ultima 03 non è ancora, non credo che sia stata già posizionata, perché ne abbiamo proprio... Abbiamo deciso oggi, quindi probabilmente 03 lo troverà da domani. Allora, se i genitori non lavorano obbligatoriamente tutti e due, chiaramente nella graduatoria finirà in coda, perché il lavoro, l'impegno lavorativo di entrambi i genitori è un criterio che dà priorità. Esatto. Proprio perché, come dicevo in premessa, questi bandi, come anche il nostro, vanno in direzione di aiutare quelle famiglie che, dove ci sono i genitori che, o se c'è un solo genitore, lavorano entrambi o lavora appunto il genitore se singolo. Si va verso le famiglie che hanno appunto i genitori a lavorare, insomma. Bene, qui non vedo già in fondo... Chiarissimi, grazie, direi che abbiamo risposto a tutte le domande. Volevo solo dire una precisazione, è chiaro che noi stiamo mettendo a disposizione molte risorse. Peraltro, giusto per dare un dato, abbiamo il consiglio del 12 giugno, abbiamo deliberato un'ulteriore disponibilità economica per, sia per le imprese ma anche per le famiglie. Fino a 1.100.000 abbiamo messo a disposizione euro per appunto aiutare il nostro tessuto produttivo, ma non solo, anche le famiglie. Quello che stiamo facendo stasera, che abbiamo raccontato stasera, è proprio nella direzione di cercare di aiutare, anzi vuole aiutare le famiglie che hanno i figli. E se avete notato, abbiamo prestato attenzione anche per le famiglie che hanno più figli, aumentando lo sconto 50-65%. Niente, se c'è qualche altra informazione da richiedere, potete sempre farlo attraverso la nostra email, attraverso i telefoni a cui noi rispondiamo e al telefono che trovate appunto esposto nel nostro sito, quello che appunto sarà il vostro telefono amico per questi centri estivi, vi condurrà nel seguire appunto l'aiuto e l'appoggio a chi vorrà essere, come dire, rassicurato nel accedere a questi finanziamenti. Allora lo leggo perché appunto è scritto sopra il nostro sito, telefono numero 051 68 12 761, ma ripeto, lo trovate guardando appunto il nostro sito, oppure c'è l'indirizzo mail pubblica istruzione @comunepersiceto.it. Bene, direi che a questo punto, ma ora ci fermiamo qui. Scusa. C'è un'ultima domanda che chiede se avrà precedenza, chi chiede più settimane e chi ne chiede meno. Io ho letto i criteri che danno precedenza e chi ci dà la regione. Noi, stavo dicendo, oggi abbiamo iniziato a mettere in piedi questo progetto e a capire bene come partire, dove partire e soprattutto potervi dare dei numeri sulla disponibilità e sull'accoglienza dei bimbi. Non abbiamo ancora visto, diciamo, nella sua totalità i criteri per fare queste graduatorie, questo può essere un elemento che potrebbe essere valutato. Ad oggi non c'è, ma questo non, ciò non toglie che potremmo metterlo ragionando su eventuali necessità più pressanti di chi ne ha bisogno per più settimane. Bene, direi che ringraziamo per la vostra attenzione. Appena avremo altre informazioni ve le daremo, questo è l'impegno che abbiamo preso, di tenere un colloquio così aperto con i nostri cittadini per informarli su quello che stiamo facendo e come evolve tutta questa tematica del Covid. Bene, grazie per l'attenzione, a tutti buona serata e un arrivederci. Buonasera a tutti.